Salve, un cordiale saluto da Luigi Bresciolori e benvenuti come al solito nel nostro appuntamento di 7x4, il magazine multimediale delle Marche, quello che trovate alla radio, in televisione, sul web, alla radio come al solito su Orange FM, quindi su Radio Arancia, Radio Veronica, Radio Conero, Radio Velluto, in televisione sul canale 210 e poi sul web e sui social. Questo avviene tutti i giorni anche andando a pescare le vecchie puntate, perché questo è quello che permette il web. Settimana della recessione, io l'ho denominata così perché è l'argomento che maggiormente è stato toccato questa settimana. Settimana della recessione, quando la cosa viene solo indicata esclusivamente per quanto riguarda l'Italia, invece andando a guardare un po' i dati, come abbiamo fatto, come è nostra abitudine, perché non ci limitiamo ad ascoltare quello che dice il mainstream, ma cerchiamo di andare anche a scavare, andando a guardare i dati, la recessione è il vero male dell'Europa. E caso strano, l'unico paese che non vede una crescita del club del 0, è quel paese che ha esagerato per quanto riguarda, diciamo così, la spesa pubblica e il rapporto deficit-PIL. Arriva il suo deficit-PIL al 5,4% e quest'anno crescerà al 2,5%. Chi è? Ci faremo un quiz. Voi andate a scavare come ho fatto io, perché bisogna essere cittadini consapevoli, e andatevi a vedere di chi stiamo parlando. Ok? È una scommessa, vediamo se lo trovate, così vi stimolo un pochino nella ricerca, perché in democrazia bisogna anche andarsi a trovare i dati positivi. Facciamo così, tanto per essere un po' particolari e strani. Guardando alla nostra regione, è la settimana in cui si è parlato di sanità, si è parlato anche di aeroporto, che pare che con le dimissioni anticipate del suo amministratore delegato praticamente si è portati a Erdorica verso il nuovo socio, quindi dovrebbe nascere il nuovo corso, ma ce ne occuperemo in particolare la prossima settimana. Ed è anche la settimana che sotto il profilo giudiziario vede una presa di posizione, quella dei giudici che dicono che è uno stupro a prescindere dalla bellezza o meno della vittima. Una violenza è una violenza, se sei bello o sei brutto, la violenza è violenza. Punto. Poi bisognerà vedere il gusto di coloro che l'hanno perpetrata, ma in ogni caso una violenza è una violenza e chi è oggetto di una violenza è una vittima. Punto. C'è stata la Cassazione che ha dovuto sottolineare questa cosa. E poi per il processo che vede indagato Innocent Osegale per il delitto di Pamela Mastropietro, sono venuti fuori degli aspetti che sempre di più sostanziano la tesi che Pamela non è morta per overdose. Queste un po' in sintesi le questioni più importanti. Poi ovviamente siamo andati maggiormente in profondità con i servizi che abbiamo già preparato. Ultima cosa che diciamo in questo primo intervento è che parleremo nel prossimo servizio di sanità con la Gabanelli, che promuove la sanità, però dobbiamo anche dire che i tre sindacati principali, CGIL, CISL e UIL, hanno organizzato un incontro proprio nella giornata di sabato per protestare nei confronti della sanità e di quelli che secondo loro sono gli aspetti da migliorare. Partiamo subito con il primo servizio. È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Siamo italiani, viviamo in un paese tra i più ricchi di storia, arte, bellezze naturali al mondo, eppure qualche volta ce lo dimentichiamo. Ci serve il turista straniero che visita uno dei nostri tanti piccoli e meravigliosi borghi per ricordarci che grande tesoro abbiamo sotto ai piedi e in mezzo a noi. Per noi è normale, ci siamo nati e quasi non facciamo caso alla bellezza nella quale siamo immersi. E allora ci serve qualcuno che da fuori certifichi questo status e ci renda consapevoli.
ma solamente... La stessa cosa si può dire dei servizi pubblici come la sanità. Le news parlano spesso di mala sanità, raramente di quella buona. E allora c'è bisogno del data journalism, magari quello di un'istituzione come Milena Gabanelli, per ricordarci che l'Italia non è tutta uguale. La sanità è competenza delle regioni e non tutte le regioni offrono gli stessi servizi ai cittadini. Nelle Marche da qualche anno è stata annunciata da parte della giunta di centrosinistra una piccola rivoluzione negli ospedali per seguire le direttive del Ministero della Salute del 2015. Migliorare la qualità delle strutture sanitarie accorpando alcune funzioni, con la conseguenza della chiusura o il cambio di funzioni di alcuni piccoli ospedali. Ciò ha portato a violente proteste da parte di comitati, cittadini e politici. La giunta non si è mossa di un millimetro e ha proseguito la sua azione di riforma. Nell'ultima puntata della rubrica Data Room di Milena Gabanelli si viene a sapere che grazie a queste scelte politiche le Marche sono tra le regioni più virtuose d'Italia. Il decreto del Ministero della Salute è del 2015. Secondo le direttive scientifiche internazionali, gli ospedali devono avere un determinato volume di attività. Perché più casi tratti, più sei attrezzato, meglio curi e non sprechi denaro pubblico. Per il pronto soccorso la media è di almeno 54 pazienti al giorno, per i parti 500 l'anno. Questi criteri ovviamente non valgono per l'alta montagna o le zone geograficamente disagiate, mentre per le aree metropolitane o laddove l'offerta sanitaria è enorme, i reparti che non stanno dentro a questi parametri devono essere chiusi o riconvertiti. Bene, dopo 4 anni, 103 pronto soccorso non hanno i requisiti minimi richiesti, 24 sono in Lombardia, 23 in Sicilia, 12 in Campania, 7 in Calabria e Umbria, fino a 2 nel Veneto. Si sono adeguate Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Piemonte. Ostetricia su 442 reparti, 84, di cui 9 privati accreditati, non sono in grado di garantire un parto in sicurezza in caso di complicazioni. 10 sono in Sicilia, 9 in Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto. Mentre per la cardiochirurgia e la neurochirurgia la legge prevede un reparto ogni 600.000 abitanti, ogni 400.000 per la chirurgia vascolare. I reparti in più sono 115. Chi deve intervenire sono le regioni, ma chiudere un reparto o un piccolo ospedale pubblico vuol dire mettersi contro tutta la nomenclatura medica e gli imprenditori della sanità nel caso di strutture private. Sindaci e governatori hanno tutto l'interesse a tenere le cose come stanno, sapendo di avere il facile consenso dei cittadini, ai quali nessuno spiega che è più sicuro fare qualche chilometro in più e ricoverarsi in un grande ospedale che non in quello sotto casa che non ha i requisiti minimi. La trasmissione ha analizzato 300 servizi e strutture sanitarie in giro per l'Italia, dove è meglio non andare perché non vengono garantiti adeguati standard di qualità. Di questi 300, uno solo era collocato nelle Marche. Dico era perché si tratta del punto nascita di Fabriano, che nel frattempo è stato dismesso. Segno quindi di una grande qualità e sicurezza delle strutture sanitarie della nostra regione. Aver fatto scelte che hanno privilegiato questi aspetti in rapporto a chi ha preferito mantenere magari più diffusi sul territorio servizi senza però garantirne la qualità e la sicurezza, è stata una scelta difficile al momento in cui si è fatta, ma che oggi viene ripagata e soprattutto ripaga i marchigiani con servizi di qualità. Bene, vediamo un po' questa sanità come troverà le risposte alle sue domande. È anche vero che secondo me la sanità dovrebbe comunicare meglio al cittadino le sue scelte, perché delle volte si dà per scontato il fatto che esistano delle determinate scelte e determinati servizi. Ma la domanda è, lo sanno tutti? Perché poi la reazione e le proteste nascono anche perché forse non si conosce bene la dinamica. Questa è un'ipotesi, eh? Quindi tra le tante cose, tra i tanti dubbi che noi abbiamo, perché facciamo parte di quelle persone che hanno dubbi, ci sono quelle che non hanno dubbi, noi ne abbiamo moltissimi, tra i tanti dubbi ci siamo posti anche questa domanda e quindi abbiamo messo nello scaffale dei dubbi anche questa domanda. Andiamo avanti e parliamo di un appuntamento molto importante che c'è stato nell'ultimo weekend. Stiamo parlando di Vinitaly. Vinitaly noi lo abbiamo analizzato con molta attenzione,
anche perché il vino marchigiano sta cercando sempre di più di trovare una ribalta per parlare delle sue qualità. Dobbiamo dire che i nostri vinaioli sono stati molto bravi, hanno fatto salire la qualità delle varie tipicità che abbiamo sul territorio, in particolare il verdicchio. Ora è arrivato il momento però di mettergli un blasone perché possa far rendere di più questi sforzi che sono stati fatti dalle varie case vinicole. ...167 questa esposizione, quindi un appuntamento fisso per tutti gli operatori, anche per il grande pubblico. Quest'anno celebriamo una grandissima produzione, 2018 abbiamo superato vari record, è veramente un momento anche direi celebrativo. Tra le poche cose spumeggianti dell'Italia 2019 c'è la lettura delle annate finanziarie del vino Made in Italy, che nel 2018 è cresciuto con un mercato interno del 2,8%. Il valore del vino italiano al consumo in bar, ristoranti, sugli scaffali dei supermercati lungo lo stivale raggiunge 14,3 miliardi di euro per un volume di vino venduto pari a 23 milioni di ettolitri. Per questo anche i politici sono qui a brindare. E la stima completa presentata in apertura del 53esimo Vinitaly dall'osservatorio Vinitaly, che fornisce la fotografia del vigneto Italia. Intanto si beve meno, il 26% di volumi ridotti rispetto a 20 anni fa, ma lo fanno praticamente tutti e in modo più responsabile. La media è di 2-4 bicchieri a settimana, consumati soprattutto in casa, ed è rilevante la quota di tutte le generazioni, con i millennials 18-38 anni che evidenziano già un tasso di penetrazione pari all'84%. La 53esima edizione di Vinitaly ha chiuso con un numero di presenze in linea rispetto all'edizione precedente, ma con più qualità e buyer provenienti dall'estero, cresciuti del 3%. Ai 4 giorni della Kermesse 2019, la più grande di sempre, hanno partecipato 4.600 aziende espositrici provenienti da 35 diverse nazioni. Un Vinitaly di grande qualità, lo definirei, con 125.000 presenze di operatori, che è un dato che è stato volutamente cercato. Crescono gli esteri, parlo soprattutto della crescita ancora una volta degli Stati Uniti d'America, della Cina che continua questa crescita, ma soprattutto parlo in primis del Giappone che cresce del 18% e poi del Canada che cresce dell'11%. A completare e ampliare l'offerta di Vinitaly si sono svolte in contemporanea Sol e Agrifood, Enolitec e Vinitaly and the City, il fuorisalone dedicato ai wine lover che quest'anno ha registrato 80.000 presenze, 20.000 in più rispetto al 2018. Una grande crescita in città, perché siamo passati a ben 80.000 presenze in Vinitaly City, 70.000 in città e 10.000 in provincia. Direi che Vinitaly è consolidato l'evento più importante, credo, al mondo ormai del vino, in particolare del vino italiano. Oltre a questi numeri e a questi fatti, com'è andata per le Marche? La presenza della nostra regione al Vinitaly di Verona è stata significativa. Uno dei momenti centrali delle giornate è stato la presentazione della monografia dedicata alle Marche curata da Valore Italia, società autorizzata dal Ministero Politiche Agricole per il controllo e la certificazione dei vini a denominazione d'origine e indicazione geografica. La vicepresidente della Regione, Anna Casini, ha partecipato ai vari appuntamenti, sottolineando l'importanza di rafforzare la filiera tra produttori, consumatori e istituzioni per affermare l'identità dei vini marchigiani. Le Marche hanno conseguito nel tempo risultati che hanno veicolato sul mercato un'immagine di qualità e sostenibilità ambientale. Bene, speriamo allora che possano trovare sempre maggior blasone le tipicità del nostro territorio con il verdicchio che tira la volata ai vini marchigiani, verdicchio che viene molto apprezzato fuori dalla nostra regione, ma non solo, anche in Europa e nel resto del mondo. Giriamo pagina, parliamo di giornalismo. C'è la prima edizione del premio dedicato a Maria Grazia Capulli, la conduttrice del TG2 che purtroppo, ahimè, 2 anni fa ha trovato la morte. Il premio è stato organizzato a Macerata e noi abbiamo intervistato la vincitrice del premio.
parliamo di un'interessantissima iniziativa, quella che si chiama Premio Maria Grazia Capulli. Siamo a Macerata e si è svolta la premiazione per la prima edizione di questo premio. Maria Grazia Capulli, giornalista, volto noto Rai, è stata fortemente legata a Macerata ed è per questo che l'università ha deciso di premiare le giovani menti. E allora noi siamo in compagnia di una ragazza che è effettivamente la prima premiata all'interno di questa nuova manifestazione. Si chiama Silvia Serafini, è laureata in comunicazione e culture digitali con la tesi Il giornalismo d'emergenza nell'emergenza. Com'è stata la sensazione di essere la prima premiata per questo premio che è, insomma, legato a un nome importante del giornalismo? Sì, è stato molto bello ricevere questo premio, sia per l'importanza e il valore che porta con sé, perché come dicevi è un premio in memoria di Maria Grazia Capulli, che è stato un volto storico del TG2, che è scomparsa prematuramente nel 2015, e appunto questo premio nasce con l'intento di portare avanti la sua memoria premiando appunto i giovani che vogliono intraprendere la carriera del giornalista. Io ho subito una domanda, una curiosità sulla tua tesi. Il giornalismo d'emergenza nell'emergenza, proposte costruttive nella sfera pubblica digitale. Insomma, il titolo della tesi è molto lungo. Tu ce la puoi sintetizzare in poche battute? In questa tesi io cerco di approfondire, appunto, come lascia intuire il titolo, il ruolo della comunicazione sia giornalistica ma anche quella riguardante la comunicazione nei nuovi media, quindi mi riferisco ai social network come Facebook ad esempio, nell'ambito appunto dell'emergenza. E nello specifico io mi occupo come case study del terremoto delle Marche del 2016, perché io sono residente in un comune terremotato, ecco, Montefortino, in provincia di Fermo. Montefortino. E quindi, diciamo, ho preso spunto da questo evento che ha colpito la nostra regione per cercare di analizzare e capire quali sono i meccanismi che si innescano in questo contesto, e anche cercando di valorizzare quelle che sono le buone pratiche e le prassi, diciamo, corrette per comunicare l'emergenza e tutto ciò che ruota intorno a, ecco, questi avvenimenti. Tu come l'hai vissuto il sisma? Innanzitutto te lo chiedo a livello personale, com'è stato quei giorni, insomma quelle ore, quei minuti di ormai 2 anni e mezzo fa? Allora, innanzitutto un forte spavento, ovviamente, perché comunque, come tutti noi della zona del cratere, è stato veramente un fulmine a ciel sereno, perché non ce lo aspettavamo e non ci sono state scosse di avvertimento prima. E più che altro la sensazione che la nostra vita sia cambiata nel giro di 2 minuti, perché c'è un pre-terremoto e un post-terremoto. Come hai sviluppato la tua tesi? Da che cosa hai preso spunto? Che cosa ti ha portato a dire ora su questa cosa forse posso svilupparci una tesi? Allora, innanzitutto appena dopo le scosse di terremoto io, come tanti altri cittadini, abbiamo usato Facebook per ricevere le prime notizie, perché comunque sia quando c'è una scossa le persone abbandonano immediatamente la propria abitazione e si portano dietro lo smartphone. Chiaro. Quindi i social media e internet diventano la fonte primaria da cui le persone attingono informazioni, e questo l'ho rilevato anche grazie a un sondaggio online che ho fatto per la tesi. Certo, quindi questo, i social media, gli smartphone e i device mobili, prima ancora che la televisione, arrivano quando ci sono questi eventi tragici. Sì, sia per una questione di praticità d'uso, sia per motivi proprio tecnici, perché comunque la televisione sta dentro casa. E questo comunque comporta degli vantaggi ma anche dei problemi, e infatti quello che, diciamo, ho notato è la prolificazione di notizie false o eccessivamente, diciamo, sensazionalistiche
che vengono diffuse attraverso queste piattaforme. Ovviamente queste notizie esagerate non fanno che alimentare il panico nella popolazione. E allora veniamo proprio al premio. È stato scelto questo tuo lavoro. Tu innanzitutto ci dicevi sei laureata anche con la specialistica proprio a luglio, e dopo aver trascorso un periodo fuori casa, perché sei stata in Gran Bretagna, adesso sei di nuovo qui nelle Marche, però ti appresti di nuovo a fare le valigie, è così? Sì, infatti il premio comporta che il vincitore ha la possibilità di effettuare uno stage di 3 mesi presso la redazione del TG2. E quindi a settembre dovrei iniziare questo stage. Ecco, quindi diciamo per te sarà una bella opportunità per entrare direttamente dove tanti magari sperano di arrivare con il tempo, con il lavoro. Tu sentirai subito l'ambiente del lavoro, tra l'altro lo stesso ambiente frequentato proprio da Maria Grazia Capulli. L'ultima domanda che voglio farti è, insomma, che cosa ti porti dietro dopo aver prodotto questo lavoro? Che cosa ti porti dietro come ragazza, come magari futura giornalista di questa situazione del sisma? Tu come lo vedi il futuro della nostra regione, Silvia? Allora, io vedo un grande senso di comunità che, diciamo, si è anche accentuato dopo questa tragedia. Quindi penso che se la comunità, ma anche le istituzioni, si impegnano per far ripartire questi territori, mi riferisco soprattutto alla zona montana, che è stata quella più colpita e quella che comunque era già soggetta a spopolamento anche prima del sisma. Secondo me sono territori che devono andare valorizzati, anche cercando di spingere il turismo, che secondo me è la risorsa primaria di questi territori, il turismo e l'enogastronomia. E se si riescono a far combaciare i bisogni della comunità con le esigenze istituzionali, secondo me ci sono molte buone prospettive per il futuro. Speriamo che questo premio possa crescere sempre di più e che possa sfornare dei veri e propri talenti nel mondo del giornalismo, giornalismo che ha bisogno di puntare moltissimo sulla qualità. E prendo spunto da un articolo che è stato pubblicato nella giornata di giovedì dal Resto del Carlino Marchigiano, dove si parlava appunto dell'esperienza positiva che stanno vivendo le testate negli Stati Uniti, che vivono una seconda giovinezza. Ora si sta di nuovo rivendendo moltissimo il quotidiano, che sia digitale o sia cartaceo, perché si è puntato molto sulla qualità del giornalismo. Quindi il giornalismo che ritorna indietro, parte dai dati, lascia da una parte le opinioni e punta direttamente sui dati, perché chi legge innanzitutto vuole essere informato, poi vuole sentire anche l'opinione della star giornalistica. Questo è il giornalismo che sta riproponendo il quotidiano americano e che sta avendo molto successo, perché la gente si è stancata delle fake news e di quella pubblicità che comunque devi subire se vai sui social network o sul web. E quindi speriamo che il giornalismo possa subire questa evoluzione qualitativa anche nella nostra regione e nel nostro bel paese, l'Italia. Concludiamo il nostro appuntamento ricordando una cosa, che la pena in Italia non è punitiva ma è educativa, e in funzione di questo, che è un concetto espresso anche dalla Costituzione, i carceri devono rieducare le persone, non punirle, farle star bene, fargli capire che hanno sbagliato e poi ridarle alla società recuperate. Nella chiave di questa ottica di lettura c'è un'interessante iniziativa che vede coinvolte le società sportive e il CONI, lo sport in carcere. Sì.
si rafforza il progetto sperimentale Sport in Carcere, frutto della collaborazione tra CONI Marche, Scuola Regionale dello Sport del CONI e Regione Marche. È stato presentato nella sede regionale dal presidente della Giunta Luca Ceriscioli e dal presidente del CONI, insieme ai rappresentanti delle federazioni sportive e i tecnici. Nato nel 2012, il progetto non si è più interrotto, divenendo un progetto strutturale, ampliando la sua offerta di discipline sportive, coinvolgendo più istituti penitenziari marchigiani e sempre più detenuti. Liberare la mente, avviare un percorso di reintegrazione sociale, favorire il rapporto con gli altri e migliorare la qualità della vita. Questi i presupposti alla base del progetto. Era partito come esperienza fatta nel carcere di Montacuto per poter dare la possibilità ai carcerati di fare un'attività motoria anche per un inserimento attraverso i valori che lo sport ha in sé. Dopodiché il progetto è piaciuto, è stato anche portato a conoscenza del CONI nazionale, il quale CONI nazionale, con un accordo fatto con il Ministero di Giustizia, praticamente hanno firmato un protocollo d'intesa per estendere proprio questo progetto a livello nazionale. Dal 2013 è diventato un progetto nazionale che ora ha preso il nome di Sport in Carcere. Le Marche ha esteso questo progetto in tutti i penitenziari della nostra regione, questo grazie anche al contributo molto importante che la Regione Marche ci ha sempre dato fin dalla prima edizione. E oggi lo possiamo dire, dopo tanti anni, con un pizzico di orgoglio, che questa attività è stata oramai, diciamo, ritenuta da parte nostra una delle attività più importanti per quanto riguarda l'aspetto sociale fra le attività che noi facciamo come CONI Marche. La Regione Marche finanzia il progetto con 10.000 euro all'anno. Sport veramente per tutti. È molto bello questo progetto che riesce attraverso lo sport a superare anche le mura del carcere e mettere in condizione i 400 detenuti di poter praticare sport. È un modo per essere vicino alla funzione fondamentale che deve avere questa struttura, cioè quello di ricreare le condizioni per poter recuperare la persona a un rapporto corretto con tutto quello che sta attorno a voi, insomma, la funzione del carcere intesa costituzionalmente. Per noi un piccolo contributo, ma da un grandissimo valore. Una regione che sta lavorando per portare lo sport nelle scuole, fra gli anziani, di dicendo, non poteva dimenticare luoghi che segnano la civiltà di una comunità. L'esperienza è stata consolidata dopo la verifica sul campo del contributo che l'attività ha dato negli anni all'accrescimento di alcuni valori imprescindibili per una sana e civile convivenza. Non solo attività motoria e sportiva, negli anni si sono svolti all'interno delle carceri anche lezioni teoriche tenute da un docente della Scuola Regionale dello Sport del CONI Marche su aspetti di psicologia dello sport. Con quest'ultimo servizio siamo arrivati alla chiusura dell'appuntamento di questa settimana di 7x4. Io come al solito ringrazio la nostra redazione giornalistica, tutto lo staff tecnico, ringrazio voi e vi aspetto qui la prossima settimana. Ciao!